finire questo traffico? Tutto il traffico che adesso sta alla cerchia dei navigli, dove andrà a finire? Con il terrore che porti ad un'altra ulteriore congestione della città. Ebbene, nessuna paura. In realtà si può dimostrare che la riapertura dei navigli può essere non solo compatibile con il sistema della mobilità milanese, soprattutto quello del trasporto privato e quello del trasporto pubblico, ma anche capace di ridurre la congestione e migliorare la qualità della vita, oltre che naturalmente privilegiare la mobilità e la città. Oggi la cerchia di avere utilizzata come una circolazione, così come si è voluto che fosse quando i navigli furono chiusi, una circolazione molto congestionata nelle ore di punta e troppo veloce e troppo pericolosa nelle ore di morbida, una situazione che in città bisognerebbe far cessare, perché effettivamente non è normale per una città moderna e civile che ci sia una strada di questo tipo, di questo impatto proprio del ciclo. Ora noi, per vedere se era possibile eliminare questa funzione di circonvallazione, abbiamo avviato una collaborazione con l'Agenzia della Mobilità, che nell'ambito del nuovo piano della mobilità sostenibile dovrà fare tutte le simulazioni e simulerà anche questa situazione di traffico, dandoci quindi una chiara visione di quello che potrà succedere. Però qualcosa possiamo già dire, perché già nel 2004, quando il Comune di Milano redasse il piano particolarizzato di traffico della zona 1 di Milano, aveva come obiettivo quello di impedire la funzione di circonvallazione nella cerchia e quindi di mettere tutti i tratti della cerchia percorribili solo per parti e spesso per parti contrapposte. Allora fu fatta una simulazione dell'Agenzia della Mobilità e risultò che questo fatto era possibile sotto due condizioni: una ulteriore riduzione del traffico all'interno del centro di Milano, riduzione che ormai si è raggiunta anche se con strumenti diversi da quelli che allora si ipotizzavano, e poi la realizzazione della M4 che, come vedete dall'immagine, praticamente riporta tutto il centro di Milano all'interno del raggio di 250 metri dell'accessibilità ad una stazione. Per una stazione metropolitana. I cerchi blu sono quelli rappresentati per l'M4, si vede che tutta l'area del centro sarebbe coperta, la parte a sud che ci sembra non coperta in realtà è coperta dalla circolare 29-30. Questa è la simulazione a suo tempo fatta dall'Agenzia della Mobilità all'interno del cerchio punteggiato, c'è l'area dei navigli, si vede come sia possibile spostare la gran parte del traffico, che è il traffico segnato da questi diagrammi di flusso dove il rosso rappresenta il traffico più intenso e il verde il traffico inferiore ai 1000 veicoli ora, è possibile riportare la cerchia dei navigli con un livello di traffico bassissimo pur mantenendo la circolazione e l'accessibilità all'interno. Questo vuol dire che è possibile realizzare il progetto di riqualificazione e di riapertura dei navigli, come per esempio nell'immagine che avete già visto nella relazione dell'architetto Cassone. Lo schema di circolazione lungo la fossa interna prevede il mantenimento di una strada ferrabile associata con una pista ciclabile, probabilmente una sentiera pedonale, sulla sponda sinistra orografica del naviglio, e su questa strada sarà possibile far concorrere esclusivamente il traffico locale, perché la funzione di sponda di circonvallazione sarà interrotta. Naturalmente su questa sponda saranno sempre consentiti i traffici dei mezzi pubblici, in senso anche orario, naturalmente, anche se non sarà necessario, come vedremo dopo, i taxi e poi i vari tipi di traffico particolare di emergenza, come per esempio l'accesso al porto soccorso del Policlinico. Ovviamente lo scorrimento dei veicoli su quest'area dovrà rispettare le regole della zona 30, quindi non sarà possibile andare a velocità elevata, ma bisognerà andare ad una velocità compatibile con il movimento dei pedoni e dei ciclisti. In sponda destra del canale ci sarà una corsia pedonale ciclabile, naturalmente sarà possibile anche avere delle corsie più ampie, ma non ovunque,
Questa corsia occuperà lo spazio, come quello che vedete qui nell'immagine che vi mostro, lo spazio in cui all'interno della fossa trifanale furono installati, ci sono ancora fognature e servizi, sottoservizi vari della città, che grosso modo utilizzano uno spazio di circa 2,5 metri. Quindi questo sarà il punto su cui correrà la strada pedonale che darà accesso alle abitazioni e tutti gli immobili che ci sono. Quando è disponibile una sezione maggiore, naturalmente, come per esempio in via Santa Sofia, sarà possibile anche avere una strada dall'altra parte, sponda destra. Si pone il problema naturalmente dell'accesso alle proprietà, dell'accesso agli immobili che stanno in sponda destra. Anticamente questi non avevano accesso sui navigli, naturalmente per genere c'erano dei giardini, non erano nemmeno edificati queste aree, e accedevano dei terrazzi. Oggi è possibile comunque dare accesso a questi immobili con dei sistemi da studiare caso per caso. Sarà possibile in alcuni casi, nel caso di accesso importante, realizzare dei ponti che possano dare l'accesso, visto che il pelo libero dell'acqua ce lo permette. In altri casi sarà possibile usare quei ponticelli metallici girevoli che già aveva già fatto vedere prima l'architetto Marara nella sua presentazione, probabilmente dei ponti più piccoli di quello lì progettato, e in alcuni casi sarà sufficiente realizzare delle passerelle pedonali, in altri sarà possibile per esempio spostare i parcheggi eventualmente presenti all'interno delle proprietà in altre sedi esterne, in modo da poter consentire ai residenti di avere gli stessi diritti che hanno in questa situazione. L'altro problema che si pone è quello del trasporto pubblico. È la 94, che è una filodia importante, dove la facciamo vedere. Ebbene, anche qui è possibile trovare una soluzione vantaggiosa. Infatti, nel momento in cui sarà realizzata la metropolitana Taranto 4 di Milano, tre quarti, circa quasi il 75% della città lì saranno soprastanti ad una linea metropolitana e quindi avranno un servizio di trasporto pubblico assai più. E come normalmente succede anche per i motivi finanziari, quando si apre una metropolitana il trasporto di superficie viene eliminato sulla strada soprastante la metropolitana per motivi finanziari, ma anche perché la metropolitana dà un servizio assai più efficiente di quanto non lo dia il trasporto di superficie. Quindi sarà necessario solo mantenere il trasporto di superficie sulla parte nord della cerchia, cioè da via San Damiano a via dei Fratelli, e questo verrà fatto molto probabilmente nella generale riorganizzazione di tutto il trasporto di superficie che si fa normalmente quando viene aperta l'esercizio della linea metropolitana, verrà fatto molto probabilmente individuando una nuova linea, quella che lì è segnata, tratteggiata, una nuova linea che fonda il tratto nord della 94 e quello della 61, che sono quasi sovrapposti, dando un servizio per quella parte. Quindi anche da questo punto di vista la cerchia di navigli con le nuove metropolitane potrà godere di un'alta accessibilità nonostante la mancanza della storica. Ecco, il passaggio da una circolazione come quella che attualmente c'è sulla cerchia dei navigli a quella della zona fredda sarà sicuramente una trasformazione di grande impatto sulla città. Una trasformazione sicuramente molto positiva per la città, perché si farà venire meno una situazione particolare come quella della cerchia dei navigli che viene percorsa a tantissima velocità dal traffico completamente congestionato e inquinante nelle ore diurne, e forse sarebbe il caso di pensare a realizzare la zona 30 della cerchia dei navigli prima ancora della riapertura del canale, intanto preludendo la riapertura del canale e facilitando la riapertura, ma incominciando già ad impostare nella città quella situazione di migliore qualità della vita, di migliore sicurezza dei veicoli, dei pedoni, delle biciclette, e di riqualificazione del paesaggio urbano, che poi dai navigli sarà completata in modo più migliore. Un'altra verifica è stata fatta su via Mercoregioia, due punti in cui è stato fatto lo studio approfondito. Via Mercoregioia non è una
via centrale, è una via che ospita un traffico piuttosto consistente, oggi ha tre corsie nel senso di marcia, e quindi bisogna capire quale sarà il flusso che dovrà rimanere su via Belpio Regione e quali saranno naturalmente le sezioni stradali necessarie. In attesa anche qui delle nuove simulazioni dell'AMA, si può però consultare il piano particolareggiato del traffico della zona 2, che era già stato realizzato dal Comune nel 2005, in cui si vede che il traffico in quest'area è destinato a diminuire e già oggi è inferiore alla capacità offerta dalle tre corsie di senso di marcia che ci sono, ma potrà diminuire ulteriormente nel momento